Signore Corallo, abbiamo visto in questi giorni in costruzione un distributore di benzina sulla strada per Marina. Noi non abbiamo ben capito come funziona questa la regolamentazione della strada per Marina, perché sappiamo, ci avete raccontato da parte del comune e della sovrintendenza, che tutto un tratto di strada da Ragusa a Marina è vincolato, non si può fare nulla per 500 metri a destra e a sinistra, e poi un giorno becchiamo un distributore. Non abbiamo naturalmente nulla contro l'attività commerciale in sé, ma dobbiamo comprendere come funziona. Sì, questo vincolo a cui fa riferimento è il canale infrastrutturale, vincolo peraltro decaduto, ma in ogni caso stiamo parlando non di una struttura qualsiasi, ma di una struttura a servizio del movimento veicolare, quindi è chiaro che, essendo proprio a supporto del movimento veicolare, va inserita in quel contesto. In ogni caso stiamo parlando di una struttura che comunque sarà anche impattante da questo punto di vista, non è sempre una struttura precaria. C'è da tenere presente che in ogni caso quel tratto sarà interessato poi dalla costruenda autostrada Siracusa-Gela, che fa parte del progetto obiettivo, ma diciamo, se la preoccupazione è il discorso dell'impatto visivo, proviamo a immaginare quale impatto avrà invece la realizzazione dell'autostrada, che addirittura prevede proprio lo scavo di un solco per tutta quella strada. Quindi chiaramente nell'ottica nel momento in cui verranno fatti i lavori per l'autostrada, probabilmente tutta la strada sarà interrotta, ci saranno difficoltà veicolari, insomma sarà un altro momento storico. Noi sapevamo fino a poco tempo fa che tutta la strada per Marina era vincolata. Lo è parzialmente. Questo vincolo, ripeto, è il vincolo del canale infrastrutturale. È un vincolo peraltro decaduto. La struttura gode di tutte le autorizzazioni, è in possesso di tutte le autorizzazioni, di tutti i pareri, quindi dico, nessun problema.